Quando vuoi, Vado? Vado. Cari amici vicini e lontani, benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Bene, oggi vi voglio parlare, perché sono una iena imbestialita, di quando voi al giovedì volete girare, quando durante la settimana, partendo dal mese di novembre, volete andare per fatti vostri e vi viene impedito. Questa è la vostra libertà che viene cancellata. Per che cosa? L'inquinamento, la balla più grossa che potevamo inventarci. In 3 anni abbiamo risparmiato il 15% dell'inquinamento totale della città di Bologna. Vorrebbe dire che diviso 3 sono il 5%. Che cos'è il 5%? In una città come Bologna, assolutamente niente. E io non posso girare con la mia macchina, col mio motorino o con qualsiasi altro mezzo che non sia ecocompatibile, eco 4, eco 5, eco 6. Chi me li dà i soldi per potermi comprare una macchina? E alla faccia della libertà, dove io pago il bollo, pago le tasse, pago tutto per poi alla fine non girare. Benissimo amici topolini della regione Emilia-Romagna, piuttosto che pensare a queste fesserie, senza ricordarvi gli autobus che inquinano e tutto il resto del cucuzzaro, e intascarvi i nostri soldi, pensasse a delle soluzioni che non sono gli autobus, non sono le macchine che inquinano, ma bensì le polveri vengono sollevate dai mezzi. Ve li presente quelli che fanno così? Sono loro che ci portano inquinamento, perché le polveri salgono, non scendono più per tutto il giorno, ed ecco il risultato. Il risultato, cari miei topolini, è anche perché noi la sera non possiamo fare il blocco del traffico la sera. Così avremmo risolto la prostituzione, il problema dell'alcol. I bar vicino casa vostra sarebbero più contenti, perché anziché venire in centro andreste al vostro bar di quartiere, andreste nella casa del popolo, che sarebbero contentissime anche quelli di sinistra, dei DS e non DS, tutto per che cosa? Per bloccare e rompere le scatole al cittadino che vuole e che ha bisogno di girare, ha bisogno di muoversi. Il movimento porta mercato, porta soldini, e siamo in un momento di crisi, signori. Siamo in un momento, come direbbe mia zia Vanna Marchi, siamo in un momento grave. Perciò topolini, basta con il blocco del traffico, basta il giovedì islamico. Zamboni era una persona, senza offesa per nessuno, che aveva dei problemi, era telecamera, contro telecamera. Io non posso girare da nessuna parte senza essere molestato, e un cittadino molestato non è un cittadino contento dell'amministrazione, non è un cittadino contento di vedere voi che girate con le macchine blu e noi con l'autobus. Perché la regione Emilia-Romagna, che ci avete paura di un'epidemia, di una pandemia, per girare voi con un autobus privato con la scritta Regione Emilia-Romagna? Avete paura di questo? Per farvi 400 metri con, che potreste farli a piedi o in bicicletta, usatele anche voi, perché la devo usare solo io? Cari miei topolini, cari amici, ciao e alla prossima. E come direbbe qualcuno che voi sapete,